se la Castellanzese avrà il merito e la fortuna di vincere il campionato, allora dirò tutto quello che penso. In questo momento mi limito a dire che è una vergogna, sottolineata vergogna, per come sta funzionando il campionato, perché è una cosa indecente che ci sono squadre che non hanno giocato, hanno preso 3 punti, noi abbiamo giocato e abbiamo avuto 6 ammoniti e oggi avevamo 2 squalificati e oggi ancora 2 squalificati sempre mirati, non si sa perché, gli altri possono fare tutto, non possiamo fare niente, non hanno giustificazione, ma non funziona così, assolutamente, è una schifezza, perché non è una questione di arbitraggio o meno, è una questione che il campionato è quello che è, perché ci sono delle squadre che, ripeto, hanno giocato, non hanno giocato e hanno fatto i 3 punti, noi abbiamo giocato e abbiamo anche subito 6 ammoniti a Sesto, 5 ammoniti dopo 10 giorni, col medesimo arbitro, basta, finisco così, non c'è nient'altro da aggiungere. Ma la cosa vergognosa, quello che è successo, che entrano, che seguono i pali del campo, che imbrattano tutto lo spogliatoio, è un disastro, non si poteva fare niente. Se questo è calcio, va bene, ripeto, io non voglio alimentare l'alibi del sospetto, certo, non alimento niente. Prendo solo atto di quello che è successo, niente, cosa vuole che succeda? La Castellanzese metterà 2 porte nuove, farà 2 e pulirà gli spogliatoi, c'è da imbiancare, c'è da fare tutto, un disastro. Sicuramente con la partita con Verbano Giovanni Provasi sarà operativo. Sarà operativo e alla notte metteremo qualcuno a curarlo, prenderemo una guardia giurata, visto che magari qualcuno ha l'intenzione di ritornare ancora. Questa è la situazione, ci sono tanti altri commenti, perché veramente dopo quello che è successo è una roba vergognosa, e qualcuno lo permette questa cosa.